Buona domenica a tutti gli amici del canale YouTube da parte di Coach e dell'account Facebook di Calcio Social Frank. È arrivato il tanto sospirato e atteso momento di tornare sul campo, anzi meglio dire in tribuna, e lo facciamo con tanta trepidazione, tanta emozione, con lo spirito di sempre, come meglio sappiamo fare, con tutto il nostro impegno al servizio del calcio giovanile. Dopo svariati anni passati sui campi di mezza Italia, eccomi ritornato a casa, ricominciando proprio da Piacenza, la squadra della mia città, per la società che 2 anni fa portò a casa lo scudetto di campione d'Italia Under 15, ed anche allora c'ero. Non poteva esserci una ripartenza migliore, addirittura nel mitico comunale della Galleana, chiamato così proprio perché è costruito in questo quartiere di Piacenza. Ma torniamo con i ricordi. Nei primi anni 70, quando giovanissimo fui chiamato dal Piacenza una selezione di ragazzi della provincia, che divisi in 2 squadre giocarono un tempo di una partita. A differenza di oggi, senza pubblico, ma ancora per poco, lo stadio era allora gremito in ogni ordine di posto, perché giocammo un'anteprima dell'ultima partita di campionato e, se non ricordo male, contro la San Benedettese, che quell'anno vinse il campionato. Di quei 22 ragazzi ne scelsero 11 da far giocare contro la formazione del Piacenza per rinforzarla per la nuova stagione. La partita finì 1-1 in parità, ma per la mia squadra andai a segno proprio io. Ricordo ancora gli applausi degli spettatori per il bel gol che realizzai. Lo stadio fu poi intitolato alla memoria del presidentissimo ingegner Leonardo Garilli, che sotto la sua gestione in Piacenza scrisse pagine memorabili nella storia della Serie A. Una squadra tutta italiana che seppe lanciare giocatori di livello mondiale come Inzaghi, Signori, Gilardino, ma anche ex giocatori, oggi stimati allenatori come Di Francesco, il fratello di Inzaghi, Simone, o manager di top club come Paratici, direttore sportivo della Juventus. Le partite che si giocheranno oggi, Under 13 e 14, la prima si giocherà alle 10.30, l'Under 14 tra il Piacenza e il Modena, poi alle 12.30 l'Under 13 tra Piacenza e Bologna. Rappresentano finalmente il segnale di un'imminente vittoria contro il virus che tanta sofferenza e tanta tristezza ha procurato a tanti, e soprattutto alla memoria delle tantissime persone che non ce l'hanno fatta superare la malattia. Oggi anche per questi ragazzi che presto scenderanno in campo sarà una domenica di gioia piena, di felicità, indipendentemente dal risultato, perché loro più di tutti hanno pagato un prezzo molto caro, rinunciando al diritto universale di ogni bambino, che è quello di giocare con gli altri, e aspetto non secondario quello di divertirsi insieme agli altri. Per chiudere dedico questo mio ritorno a un amico che mi ha ospitato la scorsa estate a Ischia, Gerardo Mattera, presidente di Mondo Sport Ischia, una scuola calcio che fa crescere piccoli calciatori, anche lui legato in qualche modo al Piacenza, avendo portato in passato giocatori da Napoli al settore giovanile del Piacenza e poi arrivati al professionismo. Buona partita a tutti e sperando che tutto funzioni come si deve.
sto correggendo. Ho fatto un...
partita che incomincia con qualche minuto di ritardo, adesso mancano i segnalini e le bandierine, come da regolamento, ma ormai è tutto pronto per incominciare questo campionato under 14 professionisti, due mini gironi, se così, proprio per cercare di rimediare un po' lo stop delle attività, soprattutto queste fasce piccole, torneo a livello regionale, quindi torneo non a livello nazionale. Anche leggere le formazioni. Piacenza gioca con Muzio, Serdani numero 2, Maserati numero 3, Ciotola numero 4, Rossi numero 5, Fichera numero 6, Riboni numero 7, Costantini numero 8, Velardi numero 9, Goulart numero 10, Macchitella numero 11, a disposizione dell'allenatore Bescapè. Adesso il partito dovrebbe quasi sì, ve le daremo più avanti, quindi le riusciamo anche a darvi i giocatori a disposizione dell'allenatore Bescapè, numero 12 Cervini, Parmesani numero 13, Grecchi numero 14, Amon numero 15, Brega numero 16, D'Angelo numero 17, Curti numero 18, Magistrali numero 19, Bertuzzi numero 22. Modena invece gioca con numero 1 Pettillo, numero 2 Biancaccio, numero 3 Barozzi. Partita che è incominciata. Questa categoria, vedete, si gioca sul campo regolare, 11 contro 11, e questo campo c'è la possibilità di sbizzarrirsi a correre, perché è proprio di dimensioni per questi ragazzi, dimensioni grandi, regolari, ma grandi. Quindi
No. Si è fermato lì. È cambiato No, aspetta, mi mando... Aspetta. No, no, su Facebook sta andando. Sta andando, però su YouTube te lo rimando dopo. Grazie.
Grazie.
Thank you.
abbiamo il collegamento con la prima partita Under 14, fra meno di mezz'ora si giocherà la seconda partita Under 13. Come battesimo è andato così così, ho avuto problemi su YouTube, spero sia andato tutto bene su Facebook, ma l'importante è rompere il ghiaccio, è ripartire, è ricominciare, e non possiamo fare altro che migliorare e continuare su questa strada. Un saluto a tutti da Franco e a risentirci, spero, arrivederci fra meno di mezz'ora.